I did it my way, but I way to face. But in my heart, I understand I made my move. And it was all about you. No, I feel so far removed. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You were the one thing in my way. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Sto andando a pranzo dai miei. Oggi è un casino. Vabbè, perdonatemi, ma tutto il mio aspetto. Sto con la pupi, ci ho messo anche la cintura. No, lei deve stare così poggiata sul mio braccio, no vabbè. Però il mio aspetto di merda, veramente. Vi capisco se spegnete questo video, lo chiudete. Poi stanotte non ho dormito un cavolo. E infatti faccio schifo. E niente ragazze, io vi volevo ringraziare tantissimo per aver apprezzato l'ultimo vlog, quindi quello precedente a questo della settimana scorsa, che vi avevo fatto vedere un po' dell'allenamento, del corso in palestra e tutte le cose. L'avevo chiamato metodi per dimagrire. Mi piace sta cosa di fare ogni tanto anche vlog improntati, perché comunque le mie giornate sono improntate su alimentazione, palestra eccetera, quindi mi piace farvi vedere proprio questo. E anche se poi vengono fuori sempre i miei pensieri, le mie riflessioni, perché comunque sapete che i vlog sono un modo per parlare con voi, per sfogarmi della mia situazione, della mia vita, quindi comunque ci sta anche un po' di introspezione. E quindi c'ho la luce negli occhi. Oggi è una bellissima giornata di sole. Ecco, devo guidare così, ma potrei anche morire. Quindi ragazze, niente, son felice oggi, anche se comunque vi devo parlare adesso, però sono arrivata a farlo dopo. Sembra quasi tipo come un'amica, vabbè, ora non posso parlare, ti chiamo dopo, sì, è tipo così. E vi voglio un po' parlare, perché mi fate tante domande, quindi è giusto che vi devo un po' parlare e chiarire delle cose. Ho tanta fame, fortunatamente, benvenuta sia la fame, perché quando non si ha fame, almeno quando io non ho fame, c'è qualcosa che non va. Succede poche volte, perché io anche quando sto malata, sto morendo, in fin di vita, mangio anche i piatti con tutte le posate, però sono molto felice. C'è qualcosa che non va, basta la fame, ma oggi fortunatamente ho molta fame, quindi non vedo l'ora di mangiare. Avranno preparato tante cose buonissime, quindi non vedo l'ora. Meno Cicci, lei si sta addormentando così. Sentivo ancora sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Bella questa pasta, e com'è fatta? Rigatoni con tonno, wow, e pomodorini, tonno fresco, no vabbè, spettacolosa. Yummy. Ci vuole un tonno po' di alla longa. Ci vuole un po' di peperoncino, sono troppo invitante. Sì, già ci sta il peperoncino. Sta qua il peperoncino. Ehi! Cookie! Ehi, ma guarda come si mangiano! Infatti tu non hai avuto neanche il pupi, cioè lei mette tutto in bocca. Mori! Sono giusto da io. Che bello! Sì. Ma smettila di pulirgli le orecchie!
orecchie. Buonissimo questo secondo piatto fatto con... Che cos'è? La spigola onorata? Mio padre come accende la fotocamera? Spigola. Paquito, descrivici questo. Queste sono delle patate e queste che cos'è? Spigola in crosta di patate. In crosta di patate. Filetto di spigola in crosta. Wow. Filetto di spigola con verdure. E qua zucchine, zucca e peperoncini. Yummy, buon appetito. Tutto buono, eh. Ho pulito tutta la casa. È vero, mammina, che felicità, ragazze. Giornata fantastica di sole, già io ho pulito tutto. Guardate com'è bella la mia casa, pulita e sistemata. Ho messo qua tutti i cuscini puliti, tutte le cose pulite, tutto sistemato, bellissimo. Qua, guardate che carino questo. Questo è quello là che mi ha regalato quella ragazza all'evento. Troppo bellino, è tipo una candela con di natalizia. Troppo bellino, l'ho messo qua. Così ho iniziato ad addobbare per Natale. E poi il mio cellulare, guardate che bella la cover. Ho messo la cover nuova che mi ha regalato sempre una ragazza all'evento. È troppo bella, c'ha tutti questi brillantini. Ce n'erano tante. Se avete visto il video già lo sapete. Comunque andate a vederlo il video se non l'avete visto, che l'ho caricato proprio ieri, l'altro ieri, con tutti i regali che mi avete portato all'evento, tra cui tante fantastiche cover. Sono troppo belle, che poi scendono tutti i cuoricini. Vabbè, mi incanto queste cose bellissime, grazie. Ah, che bello, ragazzi, vi volevo far vedere le nuove cosine che ho comprato ultimamente. Shabby, questi qua no, praticamente questi sono le tazzine che mi ha regalato una di voi all'evento. E vi ho fatto il video con tutti i regali, tra cui c'erano anche queste tazzine. Mettiamole qua. Mettiamo, dopo le metto nel mobile. E poi volevo far vedere, allora vabbè, la bilancia che praticamente si era rotta. Ho preso questa qua, guardate che bella la mia cucina, tutta bella pulita. Ho preso questa che mi piace tantissimo, porta anche il beaker sopra, però mi piace la cosa che comunque senza beaker, così è molto easy, semplice. Mi piace, l'ho pagata neanche tantissimo, amore. E quindi la bilancia. Poi ho preso questo da Casanova, 1,50 euro pagato, troppo carino. Adesso ci devo togliere l'etichetta, che ci metto qua i succhi, ma pure tipo, che ne so, una tisana, mi piace comunque dalla cannuccia. Poi queste tazzine sono troppo carine, guardate, non sono troppo belle, si sono un po' malata di tazzine io, ci fate caso, caffè, super shabby. Poi questo è troppo carino, ragazzi, per farci l'uovo, è lilla, e si fa l'uovo a forma di, non so bene come funziona, devo provare, a forma di rosellina, troppo carino. Aia, compro tante cose inutili. Comunque ho preso questi qua che praticamente subito si fanno scuri e li ho ripresi. Lo so che voi direte giustamente, comprali neri, comprali, però a me piacciono chiari. Voglio far vedere com'era. Guardate com'è diventato. Quindi adesso questo qua lo butto nella plastica, lo metto. E l'ho ricomprato. Purtroppo non ne trovo di migliori. Poi ho preso questa fantastica tovaglia. Questa mi sa che già ve l'ho fatta vedere. Le presine, queste cose già ve l'ho fatte vedere, ragazze, non mi ricordo. Comunque sono bellissime. E questa bottiglia, super shabby. Che bella, questa da mettere a tavola, proprio carina. Eccoci qua, c'è anche la pupina. Guarda come mi... Amore! Comunque, ragazze, sono distrutta perché abbiamo mangiato come dei porci. Poi dopo sono andata anche a fare un giro con una mia amica che praticamente voleva comprarsi delle cose. Abbiamo fatto un giro per i negozi. Lei si voleva comprare quel cardigan come ce l'avevo io nel video che vi ho fatto, nel video dei vestiti sexy, quello là, ve ne ho parlato, ce l'ha piaciuto tanto. Comunque, ragazze, che poi in tante mi avete detto che vi è piaciuto quel cardigan, quindi sono contenta di non essere la sola ad avere questi gusti un po' pazzi. Oh. Comunque, ragazze, amore, che c'è? Lei mi guarda tipo così, con gli occhi. Dai, dai, dove ti metti? Madonna, non ce la faccio questo cane. Amore, ti sembra il modo? Ti sembra il modo? Vabbè, comunque, ragazze, volevo parlare un po' con voi perché sapete che comunque in tante mi state facendo un sacco di domande
Se lui non mi affoga, amore, togliti, togliti che ti prendi tutta la videocamera. E quindi intanto mi state facendo un sacco di domande e sto leggendo anche nei commenti alcune cose false, insomma queste cose qua. Non mi sto mettendo a rispondere perché comunque la situazione è abbastanza delicata da come potete immaginare. Proprio che mi si fa un colpo stomaco, io sono in piena digestione. E quindi vi dico solo che la mia vita è un casino totale, lo è sempre stato. Quindi è sempre stata molto incasinata la mia vita, la mia testa in verità. E, però adesso è ancora più incasinata, è ancora più un casino totale. Quindi io, diciamo, non ho delle risposte, cioè viene da ridere, ma mi dovrei mettere a piangere. Rido per non piangere, comunque sì, dovrei piangere qua in diretta davanti a tutti. Il fatto è che io non ho delle risposte da darvi, cioè le domande che voi mi fate, purtroppo non ho delle, cioè ancora tuttora io mi faccio delle domande e non ho delle risposte, evidentemente perché la situazione è complicata, evidentemente perché è passato troppo poco tempo, quindi poi diciamo sinceramente io sono un carattere anche molto, cioè non mi capisco da sola, non riesco a capirmi e anche non dico le mie cose un po' così facilmente, primo perché non riesco proprio a decifrarle, quindi non saprei proprio cosa dire e secondo perché sono un po' riservata in questo. Ad esempio ci sono cose che io adesso tuttora io non ho detto neanche a mia madre, alle mie persone comunque che a me molto care, con cui ho molta confidenza, comunque non ho detto perché comunque non so neanche io, quello è il problema molto gravissimo si può dire. Comunque ragazzi, un casino totale e niente, quindi però ci tenevo a dire questa cosa, quindi voglio dire le cose come stanno, vi voglio spiegare tutto e dire la verità riguardo al fatto del video vita da single, quello là che avevo fatto, che io ero uscita. E alcune persone avevano detto che si sentiva l'audio, loro dicevano che era l'audio di Max e loro sentivano quest'audio e che io ho cancellato il video per cambiare l'audio. Cioè alla fine è una stronzata, non è vero, semplicemente io ho ricaricato il video, ho dovuto ricaricarlo perché me l'aveva bloccato per le canzoni, per delle musiche e infatti era rimasta una parte di video senza audio. Io poi che ho fatto? Ho preso, non volevo lasciarlo vuoto, ci ho messo l'audio della libreria di YouTube, però che praticamente non si sentiva più nulla di tutto l'audio, non so cosa cavolo ho combinato, io proprio sono un genio, era rimasto solo quel pezzetto di musica che avevo messo. E infatti tantissime mi avevate scritto appena dopo aver pubblicato quel video: ah, non si sente in serata. E io ho detto: cosa è successo? Ho detto: secondo me ho fatto io qualcosa. Quindi ho detto: vabbè, tagliamo la testa al toro, cancelliamo, dato che l'avevo pubblicato da poche ore, e lo ricarico. E quindi poi l'ho rimesso a ricaricare alla notte e la mattina l'ho ripubblicato. Questo è stato il motivo, ma non c'è assolutamente nulla. Comunque sempre a dire queste cose, che, cioè io non vi mento su nulla. Se una persona non la vedete è perché evidentemente non c'è, quindi è molto molto semplice, non c'è da parecchio, non c'è da quando voi non lo vedete nel video, quindi questo è insomma casino totale. E quindi pian piano, diciamo, appena farò ordine nella mia testa e nella mia vita, vi dirò altro. E per il momento c'è lei che mi guarda, a me mi fa morire come mi guarda. Amore, che c'è? Mammina, ma che stai dicendo? Voglio capire che stai dicendo, che parli. Purtroppo è molto difficile quando succedono queste cose, penso che mi potete capire, perché comunque quando si ha a che fare con i sentimenti non è mai semplice, perché non ci sono degli interruttori che tu dici: ah, ok, adesso faccio così, premo off qua, on là, resettiamo. No, non siamo dei robot, almeno io c'ho molto... C'ho un casino di sentimenti, di emozioni, di robe. Sono molto molto una persona molto molto sentimentale, molto, insomma, non riesco a essere così
razionale, schematica, e quindi un casino, è un turbine, una tempesta di emozioni, di robe, di dubbi, di paure, questo è tutto. Quindi è più o meno da un mesetto a questa parte che sto vivendo una situazione molto molto incasinata, ma la parola giusta, sarà sempre un casino essere me, è così. Quindi adesso mi devo alzare e devo fare qualcosa per distrarmi. Taking my time on my ride. I'm falling, so I'm taking my time. Mio outfit, ero uscita, sono tornata, sono messa questo bel cardigan leopardato finalmente, e poi sotto questo abitino molto molto semplice, niente di particolare, e no, yes, poi c'avevo anche le scarpe ovviamente, non sono uscita scalda. Oh, mi sono andata a fare un giro perché stavo troppo in crisi, e quindi adesso sono tornata, è tardissimo e vado a dormire, vi auguro la buonanotte, spero che questo video sia, andiamo a dormire, ma vi sia piaciuto e vi devo salutare. Lasciatemi tanti pollici in su, mi raccomando, incoraggiatemi, i vostri pollici in su sono come dei baci, degli abbracci. Ciao! Ciao da Poppy, ciao!